Allora, oggi parliamo del video che avete appena visto, che ho girato con mio fratello settimana scorsa. Partiamo subito dall'attrezzatura. Allora, ho utilizzato la mia Sony A6000 con due obiettivi. Il kit stabilizzato, e quindi ho potuto utilizzarlo a mano libera, e invece il 55mm manuale, invece quello lì l'ho utilizzato sullo slider per avere delle riprese più fluide. Allora, le luci, avevo due luci. Ho piazzato la mia Godox SL 70 watt come luce principale, in modo tale da creare sul viso di Miguel, in particolare nella scena finale, una luce che si chiama Rembrandt Light, che crea un triangolo sul zigomo del soggetto. E poi ho piazzato invece un'altra luce, che però non era il massimo perché aveva delle dominanti verdi, come backlight, cioè come luce per dare più profondità alla scena e per staccare di più il soggetto dallo sfondo. Queste dominanti verdi appunto danno un po' fastidio, poi in post ho cercato comunque di rimuoverle per quello che ho potuto, e quindi l'immagine non risulta poi così male. Poi ci abbiamo messo moltissimo, perché io pensavo di metterci un'oretta così, però invece alla fine è risultato 4 ore di roba. Infatti Michele a un certo punto iniziava un po' a stufarsi. Ce la fai? Perché ci vuole tanto tempo comunque per cambiare da slider a mano, eccetera, rifare tante volte le riprese. Anche perché mi sono improvvisato a fare una cosa che non avevo mai fatto, cioè appunto girare, fare movimenti di camera a mano libera. Bello. Movimenti anche abbastanza impegnativi, comunque, cioè non semplici movimenti. E quindi niente, secondo me sono venuti relativamente bene per quello che è. Poi bisogna anche essere molto coordinati per farli, perché comunque, a meno che non si gira a fuoco automatico, però a me non è che piaccia moltissimo. Bisogna comunque mantenere la stessa distanza tra l'obiettivo della fotocamera e il soggetto. Non è che potevo salire dall'alto? Sì, però nel senso Poi c'era il problema che Miguel ogni tanto gli veniva da ridere. Facciamo una macro, va. Oh, ma che cacchio c'hai da ridere ogni volta? Cosa ridi? Dai, e quindi certe scene abbiamo dovuto rifare tante di quelle volte. Infine parliamo del sound design. In pratica ogni suono che sentite nel video l'ho registrato io, ma dopo, non in fase di ripresa. Solo quello dove versava le mandorle l'ho tenuto in fase di ripresa. Tutti gli altri li ho registrati dopo. A parte gli swoosh, perché ovviamente gli swoosh, come cacchio fai a riprodurre? Cioè, puoi farlo, però ovvio che se li scarichi da internet gli swoosh sono quei suoni che servono per dare una transizione, per dare un effetto un po' di spostamento d'aria, e sono carini da utilizzare in questo tipo di video. Ah, ultima cosa che ho imparato su Premiere Pro, che non sapevo si potesse fare, sono delle accelerazioni graduali ed decelerazioni graduali del movimento, perché prima ero sempre stato abituato, perché non sapevo ci fosse questa funzione, a fare semplicemente un taglio, cioè magari l'azione veloce e poi taglio, azione lenta. Ecco, non va bene, fa schifo quella cosa lì, cioè non si nota molto in certe parti, infatti non facevo sempre, però invece in questo modo hai una decelerazione fluida che è molto utile, specialmente per questo tipo di video. Boh, io direi che potremmo aver finito qua, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. E niente, ci vediamo al prossimo video.